Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale. Torniamo a parlare di build, come vi dicevo, insomma stiamo dando una bella accelerata così da chiudere il discorso del Void 3.0 e poi andare a vedere anche qualche altra cosa di interessante sia sulla strega e sia sul cacciatore. Comunque, siamo a bomba sul Titano che anche in questo caso, come anche gli altri, insomma il Void 3.0 abbiamo visto che è veramente molto forte. Sul Titano ci sono alcune cose differenti rispetto al caccia e rispetto alla strega che lo rendono veramente fortissimo per quanto riguarda il crowd control. Ovviamente le armi faranno anche il loro. Armi con l'introduzione di una nuova arma di cui vi avevo parlato su Instagram qualche giorno fa e di cui parleremo tra poco. Quindi insomma tante cose di cui parlare, quindi iniziamo e non perdiamo tempo. Ok ragazzi, prima di iniziare come sempre vi ricordo un paio di cose. La prima è ovviamente il mio canale di Twitch che trovate qui sotto in descrizione, lì mi trovate tutti i giorni dalle 15 in poi. Se volete passare a salutare, a chiedermi qualcosa direttamente o a me o alla community, insomma mi trovate sempre disponibili. E in più ovviamente anche il canale di Instagram, che è il social che uso maggiormente per comunicare con voi, quindi lì potete scrivermi in privato oppure rispondere alle domande che ogni tanto facciamo, come abbiamo fatto in questo weekend. Insomma, diverse cose. Però, Titano Void 3.0, quindi il vuoto 3.0. Allora, qui abbiamo una combinazione tra esotiche, armi e soprattutto frammenti e nature che ci permettono di fare veramente tantissime cose. E da quando Bungie ha deciso di introdurre il divoramento anche nei frammenti e quindi di renderlo disponibile anche ad altri personaggi, probabilmente lo stregone è diventato leggermente più debole, perché insomma uno dei suoi punti di forza era appunto il divoramento, ma adesso che ce l'abbiamo disponibile anche sugli altri personaggi, devo dire che sicuramente gli altri personaggi, soprattutto in PvE, hanno preso molto ma molto più piede. Comunque, partiamo come sempre dalla sottoclasse. Ovviamente stiamo usando la barricata, ovviamente stiamo usando elevazione calibrata, ovviamente se volete potete utilizzare il catapulta in base a come siete disponibili voi. Sto usando lo scudo travolgente perché è importante usare lo scudo travolgente in questa build, perché lo scudo travolgente dà soppressione al bersaglio, quindi gli permette appunto di non usare più le sue abilità ed è utilissimo da utilizzare per esempio contro l'alveare lucente. E in più ci dà un overshield ogni volta che uccidiamo qualcuno, quindi siccome non faremo altro che concatenare nostre abilità proprio grazie all'esotica, avere un corpo a corpo del genere che ci permette di avere anche un sovrascudo è stra utile. Granata idem come prima, insomma sto usando la soppressiva per avere una soppressione in più, però qui insomma dipende anche dal contenuto che state facendo, nel senso se state appunto affrontando l'alveare lucente la soppressione farà molto comodo per appunto i guardiani dell'alveare per togliergli la super, altrimenti probabilmente la miglior cosa da utilizzare è sempre comunque la granata vortice per avere un crowd control completo. Per quanto riguarda le nature, sto usando il baluardo offensivo, cioè quando hai una protezione aggiuntiva o ti trovi dentro una guardia dell'alba, le tue granate si ricaricano molto più rapidamente, la portata e i danni del tuo corpo a corpo sono aumentati e i colpi di grazia corpo a corpo prolungano la durata della tua protezione aggiuntiva. Noi prendiamo la protezione aggiuntiva ogni volta che facciamo una kill con lo scudo travolgente, quindi dopo una kill con lo scudo travolgente automaticamente le nostre granate si ricaricano molto ma molto più in fretta, e nel caso del loro cooldown, che in questo momento è alto perché la mia disciplina è bassa, quindi 2 minuti, vedrete che in realtà le granate si ricaricano veramente in pochi secondi, ma lo vedremo tra poco. La seconda natura è demolizione controllata, colpire un bersaglio con abilità da vuoto o un'esplosione volatile lo rende anch'esso volatile. Ulteriore danni a un bersaglio volatile lo portano a esplodere e fornisce salute a te e agli alleati vicini quando i bersagli volatili esplodono vicino a voi. Demolizione controllata sul Titano è veramente fortissimo, raga. Veramente molto ma molto forte, perché vedete esplodere praticamente tutto quello che è intorno a voi. Dopo che avete fatto una spallata, dopo che avete tirato una granata e dopo che avete usato i proiettili volatili, insomma esplode veramente tutto. C'è anche una terza natura che non è affatto male, che è Bastione, che praticamente la barricata fornisce una protezione aggiuntiva a noi e ai nostri alleati che sono lì vicino. Però siccome noi la protezione aggiuntiva la prendiamo in un altro modo, ho deciso di andare su queste due nature che secondo me si sposano meglio con appunto il tipo di build che stiamo andando a fare. Per quanto riguarda i frammenti, come vi ho detto, doveroso ovviamente utilizzare l'eco dell'inedia che ci dà divoramento dopo che abbiamo raccolto una sfera di luce. Divoramento appunto, se non lo sapete, è quella abilità che ci permette di recuperare istantaneamente la vita completamente. L'unico problema è che ci toglie 10 di recupero, infatti come vedete purtroppo nonostante tutto arriva a 98, però vabbè, poi
cambierò qualche pezzo per arrivare a 100. E poi uso l'eco dello scambio, colpi di grazia corpo a corpo forniscono energia delle granate, sempre per il discorso di prima, quindi scudo travolgente mi recupera l'energia della granata grazie al frammento, e in più me lo recupera grazie all'overshield, quindi doppio recupero. Poi c'è l'eco del danneggiamento, ovviamente le due granate da vuoto indeboliscono i bersagli, vi ricordo che questo è un meno 15% contro chiunque, il che lo rende molto forte, soprattutto se di fronte a voi avete un campione, un mini boss o qualsiasi altro tipo di nemico. E poi c'è l'eco dell'espulsione, colpi di grazia con abilità da vuoto fanno esplodere i bersagli. Quindi altre esplosioni, ragazzi. Con il titano sentinella si esplode. Poi per quanto riguarda la super, in questo momento sto utilizzando lo scudo della sentinella, che come sapete quando apre lo scudo il danno che dà ai vostri compagni è maggiore rispetto a quello della bolla. La bolla ovviamente è un altro tipo di protezione, però insomma penso che lo scudo della sentinella sia la miglior scelta. Quindi detto questo, riguardante la sottoclasse, andiamo a vedere cosa stiamo usando e perché. Cuore della luce intima, questo pezzo me lo state vedendo usare praticamente da un paio di stagioni. Ogni build devo andare a controllare, ma parecchie build di quelle che vi ho fatto vedere sul titano, anche quella solare forse, o non ricordo. Comunque insomma, cuore della luce intima, ragazzi, è veramente molto, ma molto forte. Luce traboccante, utilizzare un'abilità, quindi granata corpo a corpo o barricata potenzia le altre due abilità, il recupero della salute e del corpo a corpo è più veloce, le granate infliggono più danni e le barricate possono subire più colpi del normale, quindi concatenare le nostre abilità non solo ci rende più veloci il recupero delle altre abilità che sono il recupero, ma in più ce le potenzia anche, quindi le granate fanno più danno, il corpo a corpo fa più danno e lo scudo subisce meno danni. Quindi è veramente un pezzo che si sposa alla grandissima, ragazzi, con il vuoto 3.0. Quindi secondo me questa è una delle migliori esotiche che ci sono appunto per il titano da vuoto. Parleremo tra un secondo delle mod, prima vi voglio parlare un attimo delle armi. Come vi dicevo, c'è una new entry, e questa new entry appunto è l'ira di Sciagura. Pensavo di farci al volo magari anche un video dedicato, giusto per farvi vedere e spiegare perché secondo me in alcuni aspetti è migliore della rete incanalante. L'ira di Sciagura in questa stagione, quindi purtroppo non quelle che abbiamo già preso dalle prove di Osiride nelle scorse stagioni, può droppare con tricorno dorato. Ora lasciate stare che purtroppo c'ho bersaglio mobile qui. Infatti, come vedrete tra poco, su le braccia ho dovuto per forza mettere una ricarica. Tricorno dorato che cosa fa? I colpi di grazia con quest'arma generano danni bonus. Mentre questo beneficio è attivo, le uccisioni con le granate o con il corpo a corpo dello stesso tipo di danno ne aumentano notevolmente danni e durata. Quindi, noi stiamo usando le granate più potenti, stiamo usando il corpo a corpo che overshielda, stiamo usando appunto il... lo scudo che ci permette poi di ricaricare più in fretta queste abilità. Insomma, abbiamo tutto quanto incentrato sul recupero delle abilità, quindi corpo a corpo e granate. E tricorno dorato, quando arriva per 2, quindi dopo che abbiamo fatto una kill con un'abilità, ci permette di arrivare a un 50% di danno in più, che è il massimo possibile raggiungibile di un perk di danno sulle armi, che ovviamente supera frenesia, che è intorno al 20%, che ovviamente supera furia, che ovviamente supera anche dipendente da adrenalina, che è il 33%. Quindi tricorno dorato è il perk che fa più danno in assoluto, forse è leggermente più difficile da attivare su altri tipi di build, ma se avete la possibilità di spammare granate o di spammare corpo a corpo, comunque di fare kill di questo tipo, sappiate che il tricorno dorato è l'arma che vi farà fare più danno in assoluto. La mitraglietta si può prendere dalle prove di Osiride, quindi insomma non è così facile da prendere, soprattutto non è così facile da prendere col tricorno, quindi ci vuole anche una piccola dose di fortuna. Però sappiate che nel caso vogliate prendere un'arma che sia leggermente migliore rispetto alla rete incanalante, questa fa il caso nostro. Perché secondo me è migliore? Perché in primis è un telaio di precisione, quindi vuol dire che spara a 600 e quindi vuol dire che la gittata è molto maggiore rispetto a quella della rete incanalante. Quindi è un mitra che secondo me è una mitraglietta che secondo me si può utilizzare anche nei contenuti un po' più difficili, appunto proprio grazie al fatto che è più gittata rispetto alla rete, che già dopo una decina o 15 metri insomma perde di efficacia. Quindi questa roba qui tenetela a mente
Poi, come vi dicevo, fatemi sapere insomma qui sotto se volete che vi faccio un video dedicato soltanto all'ira di Sciagura. Continuo a parlare di armi. Ovviamente sto utilizzando in questo momento il gruzzolo arido, che è una delle migliori armi per pulire. Altrimenti, se siamo di fronte ad una boss fight, sicuramente è da cambiare con il fardello di Zanagi. Se ci sono campioni di mezzo, vedi barriera e company, potrei utilizzare l'arbalesta. Se dovessi utilizzare io per qualche motivo oscuro il Galahorn all'interno del team, sicuramente la scelta principale ricadrebbe sul scusa per la polvere con le fondine con le grandi accecanti, o altrimenti il codice di accensione con le grandi accecanti, quindi accensione quindi accecanti su tutto, cambiando il loadout in questo modo, con sempre crowd control, quindi sempre lanciagranate, non gruzzolo ma scusa per la polvere, e in questo caso il Galahorn o qualsiasi altra esotica pesante che vogliate andare ad utilizzare. Invece altrimenti il Palmira B, insomma, l'abbiamo già visto, è una delle migliori armi per quanto riguarda il DPS in questa stagione, con fondina autoricaricante e luce esplosiva. Però non abbiamo finito, perché ci sono ancora le mod da vedere. Ovviamente le mod non si discostano tantissimo rispetto a quello che abbiamo già visto sugli altri personaggi, ci sono giusto un paio di mod differenti sul patto, soprattutto, che vi faccio vedere tra poco. Allora, sul casco io sto utilizzando creatore di sorgente razziatore, che è sempre quella che mi avete visto usare anche sulle altre build, cioè dopo aver attivato la tua abilità di classe, in questo caso lo scudo, il prossimo colpo di grazia con arma contro un combattente genera una sorgente elementale da vuoto. Ovviamente noi le sfere le utilizziamo per attivare sia fonte di potenza, che ovviamente si va a sommare a quello che è tricorno dorato, sia per attivare appunto i proiettili volatili, che sono una delle cose più forti di questa stagione. Sulle braccia, come vi dicevo, in questo momento ho caricatore per le mitragliette, perché l'ira di Sciagura, come l'ho droppata io, purtroppo non è tanto veloce, tra virgolette, a ricaricare. Anche se tenete a mente, se state facendo contenuti in solo o andate in giro in solo, avrete sempre attivo Alacrità, che ci permette di avere la ricarica, la stabilità, la mira assistita e gittata migliorate quando sei l'ultimo membro della tua squadra, il che non è affatto male. Ovviamente se siete in team, quel perk lì non funzionerà. Sulle braccia c'ho Ordigno elementale, che mi permette di creare le sorgenti elementali, scusate, con le uccisioni delle granate. Come sapete, insomma, il nostro spam di abilità sarà continuo. Sul petto invece, come vi dicevo, c'ho flusso volatile e la riserva per i lanciagranate. In questo momento sono senza protezioni, ma calcolate che basta che, insomma, io mi metto una mod più piccola per quanto riguarda l'intelletto, ed eccolo lì, insomma, che ho anche le protezioni. Ovviamente non riesco a fare la 100-100 per via dei frammenti, che insomma mi tolgono un po' di statistiche rispetto a quello che siamo abituati ad avere. Per quanto riguarda le gambe, abbiamo, come vi dicevo, fonte di potenza, ne abbiamo già parlato, ho assoluzione, riduce il recupero di tutte le abilità ogni volta che raccogli una sfera di potere. Sfere di potere che ho dimenticato di farvi vedere, ovviamente le creiamo sul casco grazie all'assorbimento armonico, cioè i colpi di grazia rapidi con le armi che usano un tipo di danno corrispondente alla tua sottoclasse creano una sfera di potere, quindi l'ira di Sciagura o la rete incanalante o qualsiasi arma da void, da vuoto, che vogliate utilizzare all'interno di questa build. Se volete creare invece le sfere con il gruzzolo, semplicemente vi basterà mettere qui dentro assorbimento cinetico. Vi ricordo che le sfere di luce, oltre ovviamente a darci assoluzione, ci permettono anche di attivare divoramento, quindi importantissimo, ragazzi, fare le sfere di luce, mi raccomando. Passiamo al marchio, che come vi dicevo ci sono delle cose interessanti. C'è il creatore di sorgente corpo a corpo. In questo modo io vado a concatenare tutte le mie abilità in modo che io possa creare le well da vuoto. Questo perché? Perché ovviamente le well le possono vedere anche i miei compagni di squadra, quindi più ne faccio meglio è. Quindi in questa build io posso creare le sfere elementali con il corpo a corpo caricato, con le granate e con la barricata dopo aver fatto una kill. Quindi praticamente faccio sempre well per me e per il mio team. Ovviamente questa roba qui mi va a togliere sorgente di tenacia, quindi non ho
una protezione in questo momento, ma semplicemente basta fare una scelta e eventualmente togliere quella dello scudo o quella delle granate e andare a mettere appunto in uno slot di queste sorgente di tenace, in modo da avere anche una protezione aggiuntiva quando appunto si raccoglie una sorgente elementale. Torniamo sul patto, perché qui abbiamo anche profondità divoranti. Usare la super da vuoto mentre si è gravemente feriti o sotto l'effetto di divoramento aumenta i danni inflitti con quella super, l'abbiamo vista anche nella build del cacciatore. E siccome abbiamo divoramento molto spesso attivo, visto che appunto si parlava di sfere di luce, avere questo perk qui, insomma, male non fa. Almeno abbiamo una super che fa anche leggermente più danno. In questo momento io ho vampirismo energetico qui, visto che stavo utilizzando sia il corpo a corpo con la soppressione, sia la granata soppressiva prima, che poi ho cambiato in vortice. Ottieni energia per la tua abilità meno carica quando infliggi soppressione ad un bersaglio, il che vi dirò, non è male. Quindi se volete potete utilizzare anche la granata soppressiva se volete attivare al massimo il vampirismo energetico, altrimenti qui direi che possa andare bene qualsiasi cosa che vi può essere utile. Può essere utile le granate per i sovraccarichi, può essere utile estensione, cioè riduce il recupero del corpo a corpo quando utilizzi l'abilità di classe, cioè lo scudo, o eventualmente anche distribuzione, insomma tutte le mod che vi possono servire qui potete andarla a mettere voi. Io in questo caso c'avevo vampirismo energetico. Bene, quindi questa qui era la build del vuoto 3.0 per il titano. Mi raccomando, come sempre, qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se la utilizzate in questo modo, se utilizzate altre armi, se utilizzate altre esotiche che possono essere utili a tutti i ragazzi che cercano altre informazioni sempre su questi tipi di build. Io come sempre vi ringrazio, spero che il video vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima.